Maria Bolignano ritorni a vestire i panni della diva di Caburlesque, chiudendo la rassegna teatrale Ridere 2013 al Maschio Angioino. Come nasce questa idea di prendere un po' in giro il burlesque, che invece è una cosa abbastanza seria, anche molto sensuale? In realtà nasce così, istintivamente, perché io ho sempre pensato, e le mie colleghe lo sanno, perché io a volte faccio proprio delle conferenze su questo fatto, che non necessariamente la donna per far ridere ha bisogno di essere brutta, racchia, corta, chiatta, vecchia, che è uno stereotipo un po' italiano. E quindi un'occasione è stata quella di mischiare il cabaret, che io adoro, con il burlesque, che è quest'arte che è stata un po' anche, diciamo, travisata, perché in Italia quando parli del burlesque pensi sempre a quel femminone che si spoglia, quasi una lap dancer. In realtà non è così, perché il burlesque è proprio ironia e sensualità, ma anche circo e anche trasformismo. E quindi abbiamo cercato di mettere tutte queste cose all'interno di Caburlesque, scritto SC, proprio perché non ci prendiamo mai sul serio. L'ironia, appunto, è proprio il filo conduttore della tua comicità. Tu prendi in giro soprattutto le donne e soprattutto dai anche questa idea di antidiva. Oggi sempre di più l'aspetto estetico portato ai massimi livelli diventa l'elemento principale in televisione. Tu fai tanto teatro, fai anche televisione, eppure riesci a portare l'immagine di una donna vera, di una donna che riesce a far ridere anche senza portare avanti l'idea della diva. Ma per forza, non è che tengo il physique di un ruolo radivo, quindi per forza deve essere così, cioè sono costretta dalla natura a essere un'antidiva, no? Però a questo punto ho approfittato e dico: facciamo vedere che anche alle altre donne, che non sono delle figone, che possono fare tutto quello che vogliono nella loro vita, quindi anche far ridere, però senza, cioè, prendendosi in giro, ma sempre in maniera mai offensiva, mai denigratoria, sempre, non dico intelligente, perché pare che dice tu fai cose intelligenti, no, però non stupide, ecco, diciamo così, ci salviamo. Secondo te le donne si prendono troppo sul serio in questo periodo, in questo momento storico? Ma tutti ci prendiamo un po' troppo sul serio, io per niente, vedi come vado in giro con la crinolina nella mia macchina, l'ho tolta perché ho detto va a finire, qualcuno passa e sa roba, perché non so se si può vedere, lui non ha molta, capito? Vedi, una crinolina, io metterò anche questo, quindi immaginate cosa accadrà. A 40 anni ha già perso capo. Ebbene, è così. Maria, allora diamo l'appuntamento con Caburlesque. Caburlesque, 8 settembre, domenica, Maschio Angioino, ore 21, e per le prime 100 persone, anzi 100 coppie che verranno, ci sarà anche un piccolo gadget targato Caburlesque, che è una pallina antistress che di questi tempi fa benissimo. Saluto tutti i miei colleghi che sono straordinari, non li elenco tutti perché si me ne scordino se c'era guerra, quindi va bene così, Caburlesque. This is a man's world. This is a man's world. Caburlesque, domenica 8 settembre, ore 21, Maschio Angioino.